E a io e te, Clady Cadiu. Grazie, buon pomeriggio, grazie. Clady. Grazie. Che bello. Emozionante, vedere. Emozionante. Che bellissimo. Storia, eh? Beh, è la mia storia. A rivederla, ovviamente semplificata, in sintesi, in una copertina come questa, che effetto ti fa? Ho visto che eri trasportato da... No, di solito io non voglio, insomma, come si dice, farmi prendere, però era fatto bene. Era fatto bene, grazie, bellissimo montaggio, fa parte, come ho detto, della mia storia, della mia vita, del mio percorso, e ci sono tante cose belle che neanche mi ricordavo, insomma, di aver fatto. Sono molto felice e anche fortunato, devo dire, insomma, è stato un percorso lungo. Dalla tua emozione e dalla tua storia personale, dalle poche conversazioni che abbiamo consumato insieme questi anni, c'è una cosa che voglio sottolineare di te. Tu sei una persona molto grata alla vita. Beh, come detto prima, insomma, devo tanto alla mia famiglia, devo tanto alla mia educazione, devo tanto ai miei maestri, alla mia scuola, che come detto anche da servizio è stata molto tosta, molto dura. Forse siamo cresciuti un po' in fretta per l'età che avevamo, ma proprio grazie a questo, non lo so, mi sento un po' più forte, più sicuramente riconoscente anche a tutte le persone, iniziando dai miei maestri, appunto, dell'Accademia di Tirana, che mi hanno forgiato, mi hanno aiutato, insomma, anche se molto tosti, dell'epoca, di un carattere soprattutto che mi ha aiutato a fronteggiare le difficoltà, le asperità della vita in generale. Mi racconti la verità? Quando da bambino vedevi la TV italiana, il popolo albanese è un popolo amico dell'Italia, lo ha dimostrato in tante occasioni, l'ho dimostrato anche durante purtroppo questa brutta vicenda del coronavirus, ma l'Italia e l'Albania hanno da sempre un rapporto di amicizia, e il vostro popolo è arrivato qui in Italia a dispetto di quello che racconta la cronaca nelle semplificazioni, i tuoi connazionali hanno lavorato, si sono rimboccate le maniche, hanno tentato di entrare, diciamo così, come dire, nella cultura del nostro paese. Vorrei chiederti come vedevi l'Italia da piccino quando la guardavi in TV. Beh, è stata un'Italia molto diversa, insomma, da quando, perché stiamo parlando di quasi 30 anni fa, quando io sono arrivato, anzi prima ancora che io arrivassi in Italia, visto che ero ancora in accademia. E quando la vedevi da lì? L'ho raccontato tante volte, ma lo vedevamo come la pubblicità del Mulino Bianco, bella, con le luci, tutta perfetta, tutta appetibile, per quanto riguarda, ecco, noi che, insomma, facevamo una vita molto con tante difficoltà, vedevamo l'Italia come un paese da sogno, ecco. Mi racconti una cosa che non ti ho mai sentito raccontare e devo dire non l'ho mai sentita raccontare a nessun tuo connazionale che ha avuto il coraggio, la forza, anche la spericolatezza di lasciare il proprio paese di origine e di venire in Italia. Mi racconti la giornata prima e il giorno stesso della partenza per l'Italia? Cioè, quando dentro di te è scattato, quando mancavano poche ore alla partenza, ad una partenza di cui non sapevi francamente la destinazione, cioè cosa la vita ti avrebbe destinato, no? Sì. Da lì in poi. Raccontami il giorno prima e il giorno stesso della partenza. Allora, sono passati tanti anni, ovviamente è un ricordo impresso nella mia memoria e non verrà mai cancellato. Diciamo che non c'era una preparazione, perché non si sapeva quello che stava per succedere. C'è stato già nel marzo del 91 un primo esodo, era inverno e da quel momento in poi tutto era blindato. E il secondo esodo, quello più grande, con la nave Vlora, del 7 agosto, io ero con i miei amici,
quanti alla eravate? Spiaggia. Ma in quanti eravamo 3-4 amici, insomma. Poi lì trovavamo altri amici di amici. Eravamo una comitiva che si trovava sempre a Durazzo, insomma. E andavamo con il treno della mattina e tornavamo con quello di sera, insomma. Passavamo tutta la giornata al mare, prendevamo da mangiare, mi ricordo le angurie anche grandi, li lasciavamo al mare così stavano fresche, e poi ora di pranzo li tagliavamo. Questo è un particolare che mi è venuto adesso in mente. E poi quel giorno... L'appuntamento ancora era? L'appuntamento per la partenza? No, alle 7 di mattina. Sette del mattino? Sì, del mattino, sì. Del mattino noi partivamo con il treno che più o meno il tragitto durava un'ora, da Tirana a Durazzo, e da lì andavamo, insomma, in questa spiaggia che era vicino al porto, cioè vicino relativamente. E il momento della partenza per l'Italia? È successo in quel momento. Cioè noi siamo andati per passare una giornata qualsiasi al mare. Poi da quel momento in poi si è vociferato, è venuta questa voce che poi ha fatto il giro della spiaggia in un attimo, e la gente in una manciata di minuti si è alzata, prendendo quello che aveva lì a portata di mano, correndo verso il porto di Durazzo, dove c'era appunto la nave Vlora, una nave che tornava da Cuba. Quanti eravate sopra quella nave? Beh, si sa, è un racconto, insomma, biblico, 20.000. Io voglio ricordarlo ai più giovani che sono all'ascolto, le immagini dei telegiornali, degli approfondimenti politici del servizio pubblico in quegli anni erano ovviamente tutti puntati a raccontare un esodo molto complicato da riassumere in poche parole in questo momento. Mi racconti il viaggio? Ma il viaggio è stato un viaggio, io l'ho sempre chiamato il viaggio del silenzio, perché comunque eravamo tanti entusiasti e volenterosi di prendere questa nave, ma io appena ho scavalcato il pontile ho avuto un ripensamento di scendere, perché non avevo, insomma, ero e lo sono ancora legato alla mia famiglia, soprattutto alla mia nonna che non c'è più. E come si chiamava la nonna? Chimete. Cosa ti ha insegnato la nonna, Clelio? La nonna ci ha cresciuto. Non volevo piangere. Prenditi i tuoi tempi, non c'è... La nonna ci ha cresciuti. Tutta la famiglia, insomma, me, mia sorella. E so che poi, perché queste sono cose che poi ci hanno raccontato dopo, sono venuti anche loro al porto. Però la nave era partita... E niente, lì poi c'è stata tanta solidarietà tra noi, insomma, io avevo questo mio amico che si chiama Allion, che vive ancora perché è a Tirana, e non mi ricordo cosa sto dicendo, che sono un po'... Siamo arrivati al porto di Bari, però lì Non ci hanno lasciato subito lasciare entrare dentro, ancorare nel porto di Bari, perché comunque avevano l'ordine di non far attraccare questa nave, insomma. E da quel momento in poi tanti connazionali si sono buttati dalla nave per farsi, insomma, per far costringere quasi la guardia costiera. I primi giorni che hai passato in Italia, dove li hai passati? Sono stati i giorni che io ricorderò per sempre, ma sono anche fortunato e felice di ricordare questi giorni, perché sarà un'esperienza, penso, che non vivrò mai, perché li ho vissuto 3 giorni allo Stadio delle Vittorie e 2 al porto di Bari, proprio sul molo. E quelli sono giorni che ogni tanto, quando facciamo qualche raduno con i miei amici e con nazionali, racconto questi aneddoti, e ogni volta mi viene qualche aneddoto
nuovo da raccontare, perché ogni volta che vai a scoprire nella profondità della memoria escono delle cose, insomma. Però, come detto, insomma, è stato un viaggio che non sapevo dove mi portava. E in realtà siamo stati rimpatriati, perché io ho avuto noi, cioè io e tanti altri migliaia di miei connazionali abbiamo avuto la sfortuna di essere rimpatriati. Chi ti ha protetto? La tua passione, la tua determinazione, Dio, la tua famiglia? Da chi ti sei sentito? Ti sei sentito da solo o ti sei sentito protetto? Ma il mio pensiero fisso era sulla mia famiglia, veramente. Pensavo giorno e notte a loro, sapendo che mio papà soprattutto era molto preoccupato. Ma come tutti i papà e tutti i genitori, insomma. E quei giorni, che sono stati 5, sono passati molto in fretta. Erano lunghi, ma il pensiero era fisso lì, il pensiero era uno, la famiglia. E poi, appena sono tornato, poi... ovviamente ero contento, ero felice, anche loro, ma con mio papà ci sono stati un po' di, come si dice, non scontri, però era un papà rigido, che io gli devo tutto. Nel tempo ha capito la tua scelta, ha visto i tuoi successi, ha visto che avevi in testa un obiettivo e sei riuscito a raggiungerlo. Te lo ha riconosciuto? Sì, sì, assolutamente. Ma è stata questione di giorni, perché comunque, insomma, era un docente dell'università, era un ingegnere noto nell'ambiente, forse non accettava che il proprio figlio andava in quel modo lì, insomma, però non c'erano altri modi, non è che noi potevamo scegliere come, magari, insomma, però non c'erano quelle possibilità. E poi anche l'incoscienza di essere proprio un diciassettenne, di seguire questa massa di gente e di non essere, insomma, come si dice, la pecora nera del gruppo, che soltanto quella persona lì non si è attaccata al gruppo. Io ho seguito la folla e ho fatto anche bene, perché comunque alla fine si è trasformata in un'avventura vera e propria. Ci sono tuoi amici, tuoi compagni di quel viaggio che magari non ce l'hanno fatta a realizzare quello che avrebbero voluto? In che senso? Nella vita professionale? Beh, sì, penso di sì, insomma. Però gli italiani, i nostri connazionali, che sono un popolo, siamo un popolo generoso, un popolo altruista, evidentemente il flusso migratorio degli ultimi anni ha portato molti italiani a maturare una opinione legittima che va governato questo flusso. L'Europa deve intervenire, non riguarda certo il vostro popolo, ma ovviamente riguarda più che altro la popolazione africana, e poi ognuno da casa maturerà le sue opinioni. È importante che chi viene nel nostro paese rispetti le nostre regole, e tu sei un esempio da questo punto di vista, perché il tuo atto coraggioso, il tuo di altri connazionali, ha portato persone come te a entrare nel tessuto del nostro paese, a sposare la nostra scala valoriale e ad essere apprezzato e accolto nel nostro paese, perché gli italiani ti vogliono molto certo, bene. Certo, certo, no, ma assolutamente, anzi io devo tanto, insomma, a tutto quello che è successo nel percorso della mia vita umana, artistica, anche personale. È un discorso molto delicato quello dell'immigrazione, perché comunque soltanto chi ha provato e chi prova tutt'oggi a assaporare una vita migliore lo può capire veramente. Io dico sempre che bisogna a turno provare a fare un viaggio del genere, che non io auguro a nessuno, però soltanto in quel momento lo capisci veramente cosa significa, cosa ti scatta nella testa e cosa si prova. Poi che le cose ultimamente sicuramente sono andate un po' oltre, non spetta a me, insomma, a dirlo, ma sicuramente è un momento molto delicato, penso,
per tutta l'Europa e il mondo, non soltanto per l'Italia. Io penso che chi in questo momento è a casa e ha seguito la tua storia si farà autonomamente un'opinione e maturerà un giudizio sulle cose che hai detto. Poi ognuno è libero ovviamente di maturare opinioni e giudizi e valutazioni nell'autonomia della libertà intellettuale che il nostro Signore ha concesso a tutti noi. Ci tenevo a fare questa prima parte di intervista sulla prima parte di vita di Clady, e tra pochissimo, dopo la pubblicità, sfoglieremo l'album dei grandi successi che lo hanno visto protagonista in televisione, a teatro, nella danza, ma soprattutto come maestro di una delle arti più belle del mondo, appunto, la danza. Pubblicità, a tra poco. Ancora bentornati ad Io e Te, Clady Caudio è protagonista del Faccia a Faccia di questo pomeriggio. Avrei voluto abbracciarti prima, ma per le misure Covid noi non possiamo avvicinarci, anche le sedute, come vedi, sono lontane. Non l'ho mai detta questa cosa, noi abbiamo iniziato questo percorso dentro questa seconda edizione nella fascia diurna di Io e Te il 1° di giugno, e vi dico la verità, cari telespettatori, non è stato facile mettere su questa trasmissione con tutte le regole della Task Force Rai che vanno rispettate per il Covid, che rispettiamo rigorosamente. C'è uno sforzo produttivo incredibile, uno sforzo delle maestranze, di questo studio, dello studio 3 di Teulada, da cui abbiamo trasmesso fino a qualche settimana fa, e oggi dello studio 3 di Saxa Rubra, e so che inevitabilmente tutto questo ha toccato anche il tuo mondo, il mondo della danza. Voglio sapere, mi piacerebbe sapere come, se è ripartito qualcosa nel tuo settore e come ci si relaziona con i ragazzi che vogliono imparare a danzare rispettando le regole, perché insomma è difficile. È difficile, bisogna fare tanta attenzione, ma ci vuole anche tanto coraggio per andare avanti, perché dobbiamo abituarci a questa situazione finché non ci sarà una vera soluzione. Insomma, è come parlavo anche con altri colleghi questi giorni, sì, abbiamo iniziato a fare le lezioni di danza, le masterclass, i stage, soprattutto, che è il mio lavoro primario. In una stanza quante persone possono esserci? Allora, fortunatamente, Pierluigi, sono dei palazzetti dello sport. Ah, fortunatamente, quindi ampi spazi. Penso strutture, ampi spazi per quanto riguarda gli eventi, perché quello che io faccio e altri colleghi sono eventi. E teniamo le distanze, ogni 2 metri, ci sono dai 30 a 35 allievi a lezione, ci sono, che sono molto ampi. Ovviamente vedremo adesso a settembre, perché non tutte le scuole di danza hanno questi spazi come i palazzetti dello sport, insomma. Io vorrei insieme a te mandare un abbraccio affettuoso a Samuel Peron e a tutta la squadra di Ballando con le Stelle, in primis Emily Carlucci, che oggi in un videomessaggio ha aggiornato i telespettatori di Rai 1. Sono momenti tosti, momenti difficili, ma io sono certo che la determinazione, la passione e il rigore di Emily Carlucci prevarrà in queste prossime ore, in queste prossime settimane. Vorrei che fossi tu, da collega, a dire qualcosa a tutti i ballerini della squadra di Ballando con le Stelle. Ma tra l'altro oggi ho mandato un messaggio a Samuel, gli ho detto che spero che stai tutto bene, non ti preoccupare, essendo positivo non vuol dire che sei malato, perché questo sarà la prassi, e che spero che va tutto bene, e sicuramente andrà tutto bene. Un abbraccio, Samuel. E noi il 12 settembre siamo pronti per la prima puntata di Ballando con le Stelle in prima serata su questa rete, ma siamo anche pronti a sfogliare l'album dei grandi successi di Clady, di una carriera lunga fatta di veramente molte soddisfazioni. Cominciamo dal 2001 al premio Stefania Rotolo, guardate. Singing the song, singing the song to you.
5 anni dopo aderisce ad una iniziativa, forse tra le più popolari iniziative di solidarietà che la televisione abbia mai mandato in onda, curata e sostenuta dalla mia amica Lorella Cuccarini, 30 ore per la vita. Guardate Clevi. Ma quando sto partecipando a Ballando con le Stelle sapevo quanto impegno ci volesse, ma adesso ho ancora più rispetto. Quanto vi siete preparati, per curiosità, per questa cosa? Allora, la coreografia di Giuliano Peparini, il suo fratello, un ballerino attuale mondiale, ci siamo preparati, abbiamo coreografato un mese fa. Però un'ora al giorno, sì. Però posso dire una cosa che mi conforta, è che nonostante tu sia allenato, e sei allenato, c'è il fiatone come me che non sono allenato, e la cosa mi fa piacere, grazie. Grazie, c'è grazie. Una giustizia a questo mondo. L'anno dopo, il cinema, la televisione gli chiede anche di misurarsi come attore e ad affiancarlo, è la nostra Katia Ricciarelli, guardate. Se il problema sono soltanto i soldi, si può aggiustare. Mi pagate quando potete. Grazie, ma il problema non sei soltanto tu. C'è da investire in materiali, in pubblicità. Non è molto, ma un minimo. Ragazze, non vi fate dei scrupoli. In questo momento gli affari mi vanno abbastanza bene. Quando vi serve? Ve lo anticipo io. Davvero li anticiperesti tu? Ma sì, figuriamoci se Emma accetta del denaro da te. Ma non c'è bisogno di dirglielo. Inventati qualche cosa. Non credo che ti manchi la fantasia. Beh, io volevo solo chiederti una dilazione sui lavori, ma se qualcosa si può fare in più, davvero è una soluzione. Oh, appena ingraniamo te li restituiamo, eh. Va bene. È un prestito. Ok. Hai capito la Ricciarelli come ti abbracciava con passione? Ma stavi recitando, Katia, o... Ti ho visto trasportata nei confronti di Clevi. Insomma, ma hai visto che pezzo di figliuolo? Ah, veniamo al dunque. Spiegalo che pezzo di figliuolo è, per chi non avesse occhi per guardare attentamente, Katia. È un pezzo di figliuolo, non lo vedi? Poi, insomma, ha un sacco di doti, perché è uno dei ragazzi più educati che io abbia mai conosciuto, veramente. Ha delle doti incredibili, magari ci fossero tanti Clevi al mondo. Grazie, Catella. No, te lo meriti, davvero. Com'è lavorare con la Ricciarelli? Bellissimo, bellissimo. Veramente. Io ero molto, molto emozionato, ma anche spaventato, perché comunque avevo di fianco sia Katia che Ornella. Ornella e tra l'altro Muti. È stato, sì, Ornella Muti, è stata la mia prima esperienza per quanto riguarda c'è stata una prima esperienza, ma lì ero più me stesso. Invece... Ma siccome qua, Katia, è naturale, ha delle forme di rigidità che gli derivano dalla sua disciplina, essendo una star della lirica, sul set come si muove? No, ma mi ha fatto anche da maestra. Cioè? Sì, quando prima di andare a recitare ognuno il suo... È stata molto presente, molto carina, mi ha aiutato, mi ha detto guarda basta che tu sia vedi naturale, che non è così, che devi con te fa così con sforzarti. Me invece è tutta distaccata, mi tratta malissimo. No, non penso, Katia. Non penso. Non ho sentito, ma avrei detto una cosa brutta. Sì, che a me tratta, cioè con me sei più rigida rispetto che con Clevi, solo perché lui è bellissimo, io no. No, lui è bellissimo. Io e no, tu? Grazie, Katia. L'hai praticamente ribadito, ribadiscilo ancora di più e sparo. Ma non lo vedi, a parte che... Come non lo vedi? Ma oh, Katia! A parte che Clevi, quando ti ho visto con quell'affarino in testa, te l'avrei tagliato. Quale affarino? La mascherina? No. L'affarino sopra? No. La barba? Cioè, nel senso mascherina? L'affare in testa. Ah, in testa, ma perché...
Sei bello lo stesso, no, dai. No, perché sono i capelli molto lunghi. Però... ma perché lo chiami affarino? Come si chiama in gergo? Chignon. Chignon, come si chiama? Sì. Chignon, un po'. Però io non me lo posso permettere perché già ho pochi capelli, ma insomma... Vabbè. Però ci siamo tanto divertiti anche con Ornella, sì, davvero. Sì. Sono molto geloso di questo rapporto tra Ricciarelli e Clelia. Fai bene. Infierisci pure Ricciarelli, non lo so io. Vabbè, non ho parole per Katia questo pomeriggio, oggi va così. Ma nel 2012, Clelia fa da testimone in un bellissimo documentario di Daniele Vicari, La nave dolce. Guardate. C'è chi veniva rimpatriato con l'aereo, c'è chi con i traghetti, io sono tornato in nave. Sono tornato in nave, però al posto dove venivano parcheggiate le macchine. E mi ricordo che ognuno di noi aveva a fianco due poliziotti. E, insomma, era una situazione molto molto imbarazzante, perché comunque non eravamo criminali, non avevamo fatto insomma dei comportamenti tali da essere accompagnati come dei delinquenti. È curiosa l'esistenza, no? Prima parlavamo di quanto il popolo albanese e il popolo italiano siano popoli amici. E a proposito di amici, è stato questo titolo, Amici, un programma televisivo chiamato così, a essere il territorio attraverso il quale tu sei riuscito a farti conoscere e apprezzare dal grande pubblico, e quindi un incontro fondamentale, perché poi la vita è fatta di incontri, l'incontro con Maria De Filippi. Assolutamente, assolutamente così è stato. È stato un incontro casuale. Come nasce l'incontro con la De Filippi? Nasce nei studi di Buona Domenica a Cinecittà. Io ero uno dei ballerini del corpo di ballo di Buona Domenica. Avevo iniziato da 2 anni, lavoravo con Maurizio Costanzo, e un giorno, durante una prova generale, lei venne a guardare appunto le prove generali il sabato per la domenica. Io sostituivo un ballerino che non c'era. Ballavo con Rosella Brescia, e lei, Maria, mi ha visto e subito dopo mi ha fermato insieme a Garrison, il coreografo, e ha fatto questa proposta, se potevamo creare un momento di danza dentro alla sua trasmissione C'è posta cosa, per te. Cosa ti ha insegnato Maria e cosa ti ha insegnato l'esperienza professionale con lei? Beh, Maria è tosta, ha un carattere molto, molto esigente, no? Esigente. No, ma anch'io lo sono. Infatti ci siamo molto vicini da questo punto di vista. Ha un fiuto molto particolare per le persone e siamo... Tuttora siamo rimasti sempre in contatto, ho lavorato insieme a lei per 17 anni, è una persona molto corretta e ogni tanto insomma se la prende quando gli fai qualche torto, questo devo dire, però è insomma una persona che è rimasta nel mio cuore, perché comunque non soltanto per quello che mi ha dato, perché comunque la popolarità che è venuta subito dopo Amici mi ha aperto le porte ovunque, ma è una persona seria, ecco, questo apprezzo di lei. Anche tu sei, mi dicono tutti, io ho una bambina che si è iscritta qualche anno fa alla tua scuola di danza. Ah, sì? E mi ha raccontato che ogni tanto passavi a salutare i tuoi colleghi, i coach, e ti fermavi a parlare con i ragazzi, con i bambini, e mi hanno detto che oltre alla dolcezza, però quando gli ho chiesto ma com'è Clelia, è severo, cioè
perché sei anche tu molto esigente. Questo penso che derivi dalla disciplina che hai scelto, assolutamente, no? Sì, sì, dove sì. Ci vuole molto rigore, senso della responsabilità. Assolutamente, che tante volte viene presa per, come si dice, l'insegnante, fra virgolette, cattivo, quello... invece la serietà, appunto il rigore è sinonimo di voler fare del bene, di voler fare del bene ai propri allievi, di aiutarli. Non è la ripresa oggi come oggi, è pensata come un'offesa quasi negli allievi. Se tu riprendi un allievo durante un passo fatto male, subito si ha la paura di essere ripreso dall'insegnante ed essere un insegnante cattivo. Invece assolutamente no, io se faccio una ripresa è perché lo faccio a fin di bene, perché voglio bene al mio allievo, lo voglio aiutare e non è la fine quello di essere, capito, di vederlo sottomesso. Questo insomma ultimamente è un po' un concetto equivocato, diciamo. Bravo, così. Bravo. Ma io vorrei farti un